stare, anche se non per una cosa gravissima, però è uscito. Basta fare false partenze. Abbiamo visto in mezzo ai soccorsi che immediatamente sono piombati su di lui, qua sotto la nostra postazione in rettilineo. Verde dallo schieramento, verde dalla direzione corsa, e questa volta il semaforo non fa scherzi, parte Hopp come un missile. Hopp con il suo maggiore cattivo. In seconda posizione, ma davanti Hopp ha deciso che doveva partire come un missile terra-aria e non c'è riuscito. Personalmente a me questi maggioloni cattivi piacciono da farsi, mi danno l'impressione di bestie da gara proprio. Piacerebbe vedere tutta una categoria, lancio lì per gli amici svizzeri, fate la classe F e mettete tutto. Niente, è rotto. Si è fermato Hopp. Rotto uguale. Fermato, bravo. Lo spettacolo dove Carlo Sutter! Anche il Carlo Sutter davanti al Kurbat. Praticamente... Guarda, guarda quei due! Super curva, tagliali, vela! E quando Carlo Sutter si mette lì davanti? E beh! Sono passati con 3 decimi di distacco l'uno dall'altro sul rettilineo di arrivo. Poi dietro loro in terza e quarta, Enderlin e Stevenini, che adesso sono ancora più vicini. Sutter, i 3 decimi sono diventati 6,90, mentre questa del Joker Lab, quella tutta in terra, è proibitivissimissimo. Quindi, quarto Enderlin davanti, terzo Enderlin davanti a Stevenin, quinto Analt davanti a Ragefoot e a Weibel. Hopp purtroppo ci aveva fatto vedere una partenza micidiale con il suo mega maggiolone, finita. Quando Sutter si mette lì davanti, era la staccatona, e si riprova, e stavolta ha messo il naso davanti, e sta provando il modo giusto per venire per passare Enderlin per la terza posizione. Aveva capito che il quando arrivi appaiato alla fine del tasso poi non passi, devi già essere davanti, allora a quel punto traiettoria vince, ora allunga, quindi Stevenin bel passo. Andiamo all'attacco dell'ultimo giro, e questa quello che conosco di Carlo Sutter, quando Carlo Sutter in quella posizione sembra che abbia uno schermo protettivo stile Star Trek. Non permette a nessuno di andare ad attaccarlo, intanto se riusciva a fare quello prima, chissà che per Sutter e per Kurbat non si può stare. Bello massiccio, bello pieno, siamo alla bandiera scacchi. Robin Gambaro è già lì pronto con tutta la serie di scacchi neri e bianchi da andare a sventolare. Ma chi? Tra Kurbat e Carlo Sutter. Io dico Carlo Sutter, vista l'abitudine che ho, che quando si ritrova lì non c'è mai nessuno che gli passa davanti. Difatti, Carlo
Sutter mette partito senza intoppi, qualche problemino per Carlo Sutter che però riviene bene, consegue di testa e curvato, ma all'interno c'è la Sutter. Posizione, però sul mappa è riuscito a tenere più piede e a portare a casa la posizione mentre ha fagliato. Porco cane, che tego! Guarda qui con i beat! Assolutamente in grande affondo. Super davanti, posizione che gli si confà, secondo Turbat. Oh, come entra? Dagli e ridagli, Teveni è riuscito a passare in è uscita la tira. Seconda posizione, anzi terza posizione, alle spalle di Sutter e di Kurbat, che fino adesso hanno eccoli qua, grazie per il video. Battaglia serrata e le posizioni successive. Ah, dello svizzero, sì. Questa volta recupera qualcosa, come se vorrebbe, mentre la terza posizione a questo punto però deve venire allungato, mentre la quarta è una lotta tra Henderland, Reichwood e Hoppe, tutti e tre lì appiccicati. Sutter allunga leggermente, secondo tutto a 1.680. Fino adesso è di Kurbat, 56.9. Cercato di spostare il salto, ma è in ritardo con 5-5-5 alla halt.
all'ultimo giro e questa volta Hoppe riesce a portarsi in quinta posizione dalla stessa precedente e ora va all'attacco. Tutter, Kurmaz che toglie il 3 decimi, Kurmaz 3 decimi in meno, va ad insidiare Tutter. Ma che bastardo! Sbaglia proprio! Non ci riesce mai su Eberlin. E la bandiera tecnica la pronta a spettolare per andare ancora una volta qua a Maggiore a sancire la vittoria di Carlo Tutter davanti a Kurmaz.